Ringrazio gli organizzatori di questo invito che mi è stato rivolto come pediatra, però ci tengo a dire che sono qui anche come nonno di 11 nipoti e sono preoccupato, come diceva chi mi ha preceduto, per la situazione della nostra scuola, ma non per la presenza del Covid ovviamente, ma per come verrà gestito questo problema. È un dato di fatto, non lo dico io, lo dicono i numeri, un dato di fatto inconfutabile, che oggi il Covid è molto meno aggressivo rispetto ai mesi scorsi. Dicono i numeri, lo dicono molti miei colleghi, infettivologi, rianimatori. E è chiaro che i numeri dei contagi oggi sembra siano in aumento, ma è chiaro che se facciamo più tamponi per forza di cose troviamo anche più positivi, che non vuol dire malati, vuol dire semplicemente positivi. La maggior parte di questi infatti sono asintomatici o con pochissimi sintomi. E c'è una spiegazione di questo fatto. Qualcuno l'aveva già detto, l'aveva già previsto, che col caldo il virus avrebbe diminuito la sua carica aggressiva. Qualcun altro, un premio Nobel, ha detto addirittura che molto probabilmente, essendo questo virus non naturale, un virus in cui c'è lo zampino dell'uomo, con il tempo questo virus avrebbe perso la sua carica aggressiva, ed è quello che stiamo vedendo. Ma in più c'è anche una vera e propria spiegazione scientifica. È stato fatto un recentissimo lavoro da un grande virologo americano, Robert Gallo, coadiuvato anche da un italiano, adesso non mi ricordo il nome, comunque c'è anche un italiano in mezzo, e questo lavoro ha messo in evidenza che cosa? Ha messo in evidenza che il virus ha perso un pezzo del proprio genoma, cioè ne ha perso un pezzo, e guarda caso questo pezzo è proprio quello che è responsabile della replicazione virale e della capacità che ha questo virus di bloccare la risposta del nostro sistema immunitario. Questa ricerca ancora non è stata estesa in Italia, ma visto com'è l'andamento clinico, molto probabilmente anche in Italia è proprio così, anche il virus che circola in Italia ha perso questo pezzo molto importante che è il responsabile dell'aggressività di questo virus. Allora, se la situazione è questa, se il virus è meno cattivo, tra l'altro stavo dimenticando di dirvi questo, il responsabile della unità operativa di pediatria dell'ospedale di Forlì, quindi una persona anche geograficamente molto vicina a voi, ha affermato queste cose, sono cose che non dico io, l'ha detto lui in una recente intervista. I bambini si ammalano di Covid con frequenza molto minore rispetto agli adulti, meno del 2% di tutti i casi, e quando si ammalano lo fanno in modo molto più lieve. Abbiamo avuto finora in tutta Italia solo 4 deceduti tra i bambini, e purtroppo erano tutti già con patologie preesistenti molto serie. In più, dice sempre questo mio collega, i bambini si sono dimostrati assai modesti diffusori del contagio, anche quando la carica virale presente nei tamponi è molto alta. In genere sono gli adulti che trasmettono loro il virus e non viceversa. Anche qui c'è una possibile e reale spiegazione scientifica, ed è dovuto al fatto che questi bambini sono ricchi della cosiddetta memoria immunologica data dai linfociti, sono cose un po' tecniche, però ve lo dico, questi linfociti sono quelli responsabili della memoria immunologica, cioè questi bambini hanno la possibilità di ricordarsi di pregressi contatti con virus, con coronavirus diversi dal Covid, per esempio quelli del banale raffreddore, e grazie a questi contatti hanno sviluppato la capacità di difendersi da un successivo contatto col Covid vero e proprio. Allora, se questo tra l'altro ci fa capire la centralità del sistema immunitario, ci fa capire come il nostro sistema immunitario è la cosa più importante che abbiamo, quindi dobbiamo coltivarlo, difenderlo con l'alimentazione, con tutto quello che c'è possibile fare. Per la medicina oggi sembra che invece questo non esista più. Se prendiamo una malattia infettiva un po' più seria del raffreddore, la medicina ci dice che dobbiamo stare attenti perché siamo spacciati. Non è così assolutamente. Se la situazione reale è questa,
Se nei bambini il Covid non rappresenta una vera emergenza, hanno senso le misure che verranno messe in atto, lo diceva prima. Ha senso insistere con il distanziamento sociale, che è qualcosa di disumano, specie per i disabili, è stato anche questo già detto. Addirittura i miei colleghi, è uscito un comunicato dei pediatri dove si dice proprio i bambini dovranno essere educati al distanziamento. Una frase che si commenta da sola. E costringerli a portare la mascherina quando sappiamo la fatica che facciamo noi stessi a portarla e sappiamo che se non è indossata nel modo giusto e per i tempi giusti è inefficace o addirittura dannosa. Chi ha bambini o vive in mezzo ad essi sa benissimo, come è stato anche questo detto, che i bambini sono incontrollabili, non li possiamo fermare. Bastano 5 minuti di ricreazione che si abbracciano, fanno la lotta, ne fanno di tutto. Allora cosa vuol dire? Che tutte le nostre misure che abbiamo messo in atto semplicemente è la montagna che partorisce il topolino, sono inefficaci. Io in questo momento non sto criticando le normali misure, il distanziamento, la mascherina, l'igiene, sto solo dicendo che nei bambini queste cose rischiano semplicemente di risultare inutili, inefficaci, proprio per come si comportano i bambini. Se un bambino è potenzialmente contagioso, abbiamo visto prima che è molto difficile, però ammettiamo che lo sia potenzialmente contagioso, contagerà gli altri. Che cosa succede a questo punto? Assolutamente nulla, cioè se il bambino contagia gli altri non succede nulla, o meglio, non succede nulla di grave e nulla di irreparabile. E se contagia un insegnante abbiamo oggi i mezzi per curarlo, verrà isolato e lo cureremo. Oggi il Covid si cura, abbiamo le cure, non è come a febbraio marzo che non sapevamo come trattare il Covid, quindi chi si ammala verrà curato. Lo stesso discorso vale per i nonni, ma qui secondo me, e sono un nonno anch'io, entra in gioco la libertà e il coraggio. È chiaro che un nonno nella sua libertà deciderà se abbracciare i propri nipoti che frequentano una scuola oppure starne lontano. È chiaro, per una persona anziana con gravi patologie è sempre meglio che rimanga lontano, però alla fine è una questione di libertà, di coraggio. Ognuno l'affronta secondo quello che sente dentro di sé. Perché, ripeto, dobbiamo affrontare questo virus, ci dovremo convivere a lungo, ma nel frattempo dobbiamo anche vivere con il coraggio e la serenità necessaria, perché nessuno oggi può garantirci l'immunità da tutto, di vivere, come oggi va di moda dire, in sicurezza. I nostri bambini arrivano alle elementari dopo aver fatto, non tutti ma alcuni, fino a 30 dosi di vaccini diversi, e oggi siamo qui a parlare ancora della loro sicurezza. Nessuno, soprattutto, può garantirci di non morire di qualcosa, e prima o poi tutti dovremmo fare i conti, ma pare che questo fatto inconfutabile sia oggi dalla scienza continuamente censurato, che vede la morte come una sconfitta, creando attorno al pericolo di vita un'atmosfera di paura che non giova a nessuno. Perché la paura, oltre che farci assumere comportamenti irrazionali, è la prima nemica del nostro sistema immunitario. L'abbiamo visto prima, il nostro sistema immunitario quando siamo impauriti non funziona più. Allora voi dite, va bene, ma io non voglio morire di Covid, giustissimo, state tranquilli, è molto più probabile oggi morire di altre cose. Ricordate la vignetta che era stata posta dal professor Zangrillo, dove c'era una persona che diceva: terribile, oggi sono morti 4 persone di Covid. No, ancora più terribile, oggi ne sono morte 1000 di patologie cardiovascolari e di problemi oncologici. Vorrei a concludere citare l'intervista, purtroppo, dico purtroppo perché anche questo è un mio collega, un segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri. Dice: comprendo che la riapertura delle scuole sia indispensabile e legittima, meno male, ma sono estremamente preoccupato, anzi terrorizzato, se lo è lui figuriamoci noi. E quali sono le soluzioni che propone? Oltre al fatto dei tamponi, e ne occorreranno pare a qualche decina di milioni per
secondo le previsioni, dice: una campagna vaccinale di massa contro l'influenza può essere lo strumento vincente nel caso di ripresa del Covid, in quanto in età pediatrica i sintomi dell'influenza e del Covid sono praticamente identici. Questa non è una voce isolata, purtroppo quasi tutti i miei colleghi la pensano così, ma a parte l'ultima affermazione su cui sono completamente d'accordo, cioè che i sintomi dell'influenza e del Covid sono sovrapponibili, quello che invece è tutto da discutere è il fatto che la vaccinazione antinfluenzale possa avere una qualche utilità. Rimandando a un recentissimo lavoro di Cattaneo e Donzelli sull'utilità della vaccinazione antinfluenzale che potete leggere, voglio citare solo due punti. La vaccinazione, dicono questi autori, ha efficacia moderata nei confronti dell'influenza circa pari al 40, quando va bene 45%, cioè più della metà dei vaccinati non vengono vaccinati. Sappiamo, l'abbiamo già detto in altri convegni, che vaccinato non vuol dire immune, vuol dire semplicemente che ha fatto un vaccino. Quindi il fatto di partire dal presupposto, per concentrarsi sul Covid, che i bambini vaccinati per l'influenza quando hanno la febbre non possono avere l'influenza è già partire con il piede sbagliato, quindi dare un presupposto diagnostico già completamente sbagliato. Ma cosa ancora più importante, nemmeno questo riduce il numero degli ammalati, perché dalle recentissime ricerche fatte si è visto come la vaccinazione influenzale addirittura aumenti, in una ricerca fatta negli Stati Uniti su militari americani, del 36% la probabilità di ammalarsi di infezioni da coronavirus. Non solo, ma anche tutte le altre infezioni simili all'influenza, rinovirus, adenovirus, non sono assolutamente protette e sono molto più frequenti nei bambini del virus influenzale, non sono assolutamente coperte dalla vaccinazione antinfluenzale. La vaccinazione antinfluenzale ha efficacia documentata, vera, solo negli anziani cardiopatici e basta. In tutte le altre persone ha un rapporto rischio-beneficio assolutamente non favorevole. Quindi il fatto che ci si arriverà, vogliono rendere obbligatoria questa vaccinazione, è dal punto di vista puramente scientifico un'assurdità. Io mi fermo qua, grazie.